Allora, visto il tempo e visto comunque la densità anche di informazioni nella lezione precedente, ho pensato di usare questa mezz'ora o 40 minuti che ci rimangono per un po' andare avanti con il nostro sito, sempre sito di esempio, ma di fatto è ginnastica sul lavoro che dovreste fare per le vostre tesine. Andando avanti, come sempre, prendiamo alcune funzionalità ad esempio e proviamo a approfondirle per vedere qual è il metodo di lavoro, no? Quindi facciamo così, una volta si chiamano esercitazioni, nel senso che lavoriamo insieme, o lavorate voi e io vi aiuto. Come esercizio di, diciamo, scrittura di un caso d'uso. Ok? Noi eravamo arrivati, no, la volta scorsa a dire, ragionavamo sugli utenti e parlavamo delle funzionalità relative all'anagrafica degli utenti, dicendo ci sono vari casi d'uso accessibili a varie tipologie di utenti, no? E li abbiamo elencati qua. Questi sono solamente i titoli dei casi d'uso ad alto livello. Poi in realtà è possibile, adesso quando si entrerà in dettaglio, scopriremo che, ad esempio, l'elimina utente è un caso d'uso unico, oppure magari va declinato in due o tre casi d'uso diversi a seconda delle condizioni. No? Ricordate, nella modellazione dei casi d'uso c'è un percorso principale che è il percorso che descrivo quando tutto va bene, e poi posso avere qualche piccola alternativa, perché sono dovute magari ad anomalie, errori o, diciamo, piccole, diciamo così, condizioni che scopro strada facendo. Se però questi percorsi alternativi fossero, diciamo, significativamente diversi, o la, diciamo, differenza parte già dall'inizio, dal primo passo, primo o secondo passo, allora in questo caso non saremmo di fronte a casi d'uso, a un unico caso d'uso con dei casi anomali, con dei sottocasi anomali, con delle, dovuti magari a errori di immissione o validazione dei dati, ma sarebbero casi abbastanza diversi tra di loro, quindi la stessa funzionalità in realtà avrebbe casi d'uso diversi, e avere casi d'uso diversi significa molto probabilmente avere anche un'interfaccia d'accesso diversa, un modo di richiamarlo diverso. Cioè inviare, che ne so, un messaggio da una pagina all'interno della risposta di un altro messaggio, oppure inviare un messaggio ex novo, sono sempre il caso d'uso inviare messaggio, ma poi praticamente avviene in modo diverso. No? Per fare un esempio così ipotetico, e quindi possono essere descritti probabilmente con due casi d'uso diversi. Questo per dire che in questo caso probabilmente è talmente semplice che il problema non si pone, no? Però anche solo identificare quali sono i casi d'uso che dobbiamo descrivere e poi andare a descriverli non sempre è banale. Allora, io per ragionarci insieme prenderei una funzionalità che non è così semplice come quella anagrafica che avevamo usato così per fare ginnastica sulla modellazione dei diagrammi di casi d'uso, ma anche una molto semplice, cioè, diciamo così, fondamentale per questo sito, che è l'accesso dell'utente. Allora, noi nel nostro, ricordate quell'esercizio che avevamo fatto con scritto a matita, no? Ciascuno, con cui ciascuno scriveva il proprio punto di vista? Avevamo, grosso modo, valutato una modalità di ingresso. No? Nel senso che la persona entrava nella sede, forniva delle informazioni e il sistema gli permetteva oppure negava l'accesso. Poi avevamo anche fatto delle ipotesi, ma mai deciso cosa succedeva in caso di accesso negato, se prevedere delle procedure di emergenza oppure no. Quindi quello farebbe parte poi appunto delle deviazioni, no? Dei percorsi alternativi. Ma pensiamo ai percorsi principali. Noi abbiamo vari motivi per cui io posso entrare in una sede, posso essere autorizzato ad entrare in una sede. E i motivi mi sembra che siano almeno quattro, almeno, dovrebbero essere quattro, per cui io posso entrare in quella sede.
Primo, posso entrare in quella sede perché ci lavoro. Secondo, posso entrare in quella sede perché lì si svolge un progetto su cui lavoro io. Terzo, posso entrare in quella sede perché per quel giorno sono stato autorizzato. Quarto, posso entrare in quella sede perché sono un utente speciale e lo può fare. Che gli utenti speciali, dicevamo, sono quelli sopra e quelli sotto, no? Dirigenti e chi fa manutenzione, cose di questo genere. Questi quattro qui. Sono quattro condizioni diverse. Adesso la domanda che mi faccio è, ma sono quattro casi d'uso diversi? È un caso d'uso unico con quattro varianti? Come lo modelliamo? Come la rappresentiamo questa cosa? Perché se diciamo che sono quattro casi d'uso diversi, che differiscono già dal primo punto, in realtà dovremmo, staremmo immaginando un'interfaccia d'accesso che come primo passo mi chiede, ma tu per quale motivo sei qua? Primo, secondo, terzo, quarto? Oppure che magari lo scoprissi strada facendo. Allora, proviamo a ragionare, no, dal punto di vista narrativo. Proviamo a descrivere l'interazione dell'utente col sistema nel momento in cui entra, come si fa nei casi d'uso, e chiederci in questa narrazione che proviamo a fare dov'è che ci interessa sapere se sono nel caso 1, 2, 3 o 4. E scopriremo che in realtà magari il caso 1 non sarà 1, ma è 1A e 1B. Allora, questo lo possiamo fare, ad esempio, definendo, proviamo in modo incrementale, no? Facciamolo insieme. Proviamo ad avere un caso d'uso che si chiama accesso ad una sede. Partiamo dal caso semplice. Supponiamo che basti un caso d'uso per rappresentare tutte queste modalità o varianti d'accesso, perché poi diventa magari pertinente al, al modo con cui il sistema decide di dirmi sì oppure no. Ma se è una differenza che è data da un algoritmo interno al sistema che usa il criterio A piuttosto che il criterio B per decidere, non modifica l'interazione tra utente e sistema e quindi ricade sempre nello stesso caso di interazione. Allora, accesso di un utente o accesso ad una sede, basta così. Questo è il titolo del caso d'uso. Poi andrà spiegato, se andranno messe delle parole di contorno, ma se è così, nel capitolo che qua ho indicato come capitolo 4, mi duplico questo template e avrò un primo use case che si chiama accesso ad una sede. Ok? E qui ci sono i campi principali, no, del caso d'uso, no, da descrivere. Il primary actor chi è? È l'utente, che noi abbiamo chiamato utente generico o utente standard, scusate non ricordo a memoria, ma per fortuna l'abbiamo scritto, US, utente standard. È utente normale, poi può essere anche una sottoclasse particolare dell'utente, ma non è sicuramente un utente anonimo, l'utente anonimo non può interagire con questo use case. L'intenzione di questo utente è quella che l'utente desidera entrare in una sede e fornisce le proprie credenziali per farlo. Desidera, è troppo, scusate, essere autorizzato ad entrare. Perché poi non è detto che entri davvero. Questo poi in dettaglio è il tipo, andare a intercettare che lui sia entrato davvero e non abbia passato il badge e sia andato al mercato. Ma questo, forse lo stiamo ignorando questo aspetto qui, no? Lo scopo è la funzionalità di accesso. Ce l'avevamo. A questo punto, no? Scenario principale di successo.
Quindi l'utente cosa fa? Innanzitutto con cosa interagisce? Immaginiamo che interagisca, io credo che ce lo siamo sempre immaginati così, con un'interfaccia dedicata all'ingresso. Poi possiamo ancora, il più possibile, finché non abbiamo bisogno, possiamo ancora ignorare il fatto che sia basata su badge, su una centralina, su un touchscreen oppure su un terminale con un mouse, no? Poi quando avremo bisogno di ipotizzarlo lo faremo, ma finora cerchiamo di non farlo, non abbiamo ancora avuto bisogno di farlo. Quindi non ho un passo preliminare del tipo l'utente ha già fatto il login, ha già attivato quella funzione del sito, è già entrato in quella funzionalità come se fosse in ufficio e scegliesse una funzione. Il primo passo semplicemente è che l'utente si presenta al sistema fornendo che cosa fornisce, adesso lo decidiamo. Quindi l'utente si presenta al sistema fornendo, è l'analogo di arrivo al banco ma ti inserisco la tessera, no? Fornendo che cosa? Beh, le proprie credenziali, come minimo. Nome utente e password. Nota o altre credenziali. Cioè, nel senso che se lui ha un badge col microchip, non c'è bisogno che inserisca la password, semplicemente inserisce il badge o contactless come la metropolitana, insomma, le tecnologie sono diverse, ma alla fine fornisce un dato che identifica la persona. Passo 2, facciamola semplice, poi ragioniamoci, vediamo se si complica o se è sufficiente così. Il sistema verifica i permessi e fornisce all'utente l'autorizzazione ad entrare. Punto. E qui avremo quasi finito. Se Word mi facesse fare quello che voglio. Lo faccio così. In realtà abbiamo un percorso alternativo che è il 2B, che è il sistema verifica i permessi e nega all'utente l'autorizzazione. Se è così è molto semplice, no? Cioè io arrivo, mi identifico, passo il badge, semaforo verde, semaforo rosso. Quindi poi da lì discenderà il progetto dell'applicazione web che fa questo, dell'applicazione non web, anche se potrebbe anche non essere, non avere un'interfaccia web. La domanda che mi devo fare è, però, a questo punto, questa visione semplice, diretta, è sufficiente a gestire tutti i casi che mi interessano? Allora, di quei quattro casi che abbiamo detto, serve altra informazione che non sia lo username? Vabbè, la password serve per verificare che sia lui. In realtà qui stiamo verificando due cose. Uno, che lui sia effettivamente chi pretende di essere, quindi la password giusta. Ma questo è facile, è un login, no? E poi che quell'utente lì, con quella matricola tal dei tali, sia autorizzato. Poi sappiamo che l'autorizzazione è una cosa complessa perché a volte devo andare a chiedere al server di un'altra sede, ma questo non ci interessa qui. Ci interesserà poi in fase di progettazione, sicuramente. Allora, la domanda è, sapendo solo, sapendo che l'utente è valido e sapendo la sua matricola, sono in grado di dirgli sì o no? Allora, i quattro casi erano, quella è la sua sede, ok, se è la sua sede può entrare sempre, gli posso dire sì. Quello
quella è la sede di uno dei suoi progetti. Teniamo in sospeso. Quella sede lui è autorizzato per quel giorno, quindi la sede saprà ben quali sono le persone autorizzate in un determinato giorno. Quindi in questo caso sapere la persona è sufficiente, perché qualcuno in fase di configurazione, anzi sono questi use case che c'erano nel punto precedente, di funzionalità relative ai permessi di accesso alle varie sedi, ci sarà un use case in cui la persona autorizzata, non è responsabile della sede, autorizza le persone a entrare. Però l'informazione che è disponibile dipende solamente dal nome della persona, vabbè, è la data corrente. Quindi va bene. Quarto caso, persone con permessi speciali che possono sempre entrare ovunque, anche lì non c'è problema, basta riconoscere che nel profilo della persona questa persona ha questo attributo speciale. Quello che mi manca è il progetto, il caso del progetto. Allora, qui potrei fare una cosa, visto dal punto di vista del sistema, tutto nascosto dietro quella frasettina, il sistema verifica i permessi, come fosse facile. Capisco chi è l'utente, so quali sono i progetti che io come sede sto gestendo, chiedo alla sede a cui appartiene l'utente a quali progetti partecipa l'utente, e vedo se ce n'è almeno uno in comune. Se sì, semaforo verde, se no, semaforo rosso. Quindi, con questo ragionamento, io per farti entrare non ho bisogno di sapere, o non avrei bisogno che tu mi dica qual è il progetto su cui stai lavorando. Giusto? Perché magari se guarda caso in quella sede ci sono due progetti su cui stai lavorando che entrambi si possono svolgere in quella sede, va bene. Questo non serve ai fini dell'autorizzazione all'accesso. Quindi ai fini dell'autorizzazione all'accesso questo basta e avanza. Il problema è che io entro, sono entrato, perché avevo il diritto di entrare, ma non ho detto, né nessuno può sapere, perché sono entrato. Cioè, su quale progetto sto lavorando da tra un minuto in poi, tempo di arrivare davanti a una sedia e cominciare a lavorare. Non l'ho detto. Allora, noi potremmo pensare che siano due azioni separate, disgiunte. Quello di entrare e quello di dire su che cosa lavoro. Tra l'altro, il dire su che cosa lavoro, avevamo concordato, se non sbaglio, che è un'informazione che si può cambiare anche in corso di giornata. Se lavoro mattina su una cosa e pomeriggio su un'altra, non necessariamente devo uscire dalla porta e rientrare, ribollare per cambiare progetto. No, sembra abbastanza, sarebbe abbastanza contorto come meccanismo. Per cui uno potrebbe pensare, ma lo stiamo decidendo insieme. Ci sono due use case distinti. Uno è relativo all'accesso, puoi entrare o non puoi entrare, l'altro è relativo al progetto su cui stai spendendo il tempo. Che non sono questi, eh? Non sono relative alla definizione dei progetti, sono relative, potrebbero essere, al tracciamento del tempo sui progetti. Definizione dei progetti dice chi lavora su quale progetto e su quale sede. Cioè, dato ogni progetto, qual è il membro, il team quali sono i membri, qual è il team di lavoro e quali sono le sedi. Relative al tracciamento del tempo sui progetti c'è un caso d'uso in cui l'utente specifica il progetto su cui inizia a lavorare. Ok? Quindi questo caso d'uso può essere attivato in qualunque momento, quindi non necessariamente dalla lavoratrice.
Per cui lui entra, il sistema lo fa entrare, arriva, si siede e dice nel momento che insomma, accende la workstation, si collegherà al sito e dirà adesso lavoro su questo progetto. Facendolo così, lui magari i 10 minuti che ci mette a salire, salutare gli amici, prendere il caffè, sono tempo che non viene contabilizzato su nessun progetto specifico. Ovviamente la macchinetta del caffè non parlerà di lavoro perché non è ancora tempo contabilizzato. Questo è un modo. Quando poi a metà ha lavorato 2 o 3 ore su un progetto, ha finito di correggere le tesine, si mette a fare altro, si collegherà al sito e dice, dirà, sceglierà tra i propri progetti uno nuovo. Nel caso in cui sia sulla propria sede, probabilmente può scegliere tra tutti i progetti che sono a lui assegnati. Nel caso si trovi in una sede diversa, potrà scegliere solamente tra i progetti che appartengono a lui e anche alla sede. Ma però questo attiene alla descrizione di dettaglio di questo caso d'uso, che per ora non stiamo facendo. Lo sto accennando solo per farmi una domanda. Ha senso immaginare un caso d'uso diverso che li metta tutti e due insieme? In cui mentre bollo, mentre entro, scelgo già il progetto? Sì o no? Se non costasse niente lo farei. Allora, ipotizziamo di volerlo fare, no? Se non lo vogliamo fare va già bene così, no? Siamo a posto. Vuol dire che nell'interfaccia d'ingresso non specifico nessun progetto. In alcuni casi l'autorizzazione all'ingresso mi verrà data sulla base di informazioni sui progetti, ma che a me non interessa in quel momento, e poi subito dopo dovrò specificare invece informazioni sul progetto, che invece è decisamente più complicata. Però possiamo pensare, no, di immaginare un altro caso d'uso, accesso ad una sede con specifica del progetto, con contestuale specifica, di un progetto. Allora, l'omino cosa fa? Arriva lì, vedrà, supponiamo, 3 campi, username, password e progetto. E lì sarà dove quel campo progetto elencherà tutti i progetti che si possono svolgere in quella sede lì. Poi ovviamente lui dovrà scegliere uno di quelli per i quali è abilitato. Oppure immaginiamo un login a 2 livelli in cui uno prima sceglie, entra, diciamo, si identifica. E poi a quel punto gli vengono presentati solamente i progetti a cui lui ha diritto di lavorare. Questa è una scelta, l'interazione proprio. Cioè il sistema, senza, prima che tu ti presenti, non può sapere quali sono i progetti su cui puoi lavorare. Però se vuoi avere una scelta, allora non puoi mettere tutto il primo passo. Se vuoi fargli fare un passo solo di interazione, gli metto i dati e semaforo verde. Allora, nel momento in cui gli prendo l'elenco dei progetti, lo devo presentare prima di conoscerlo. E quindi saranno tutti quelli possibili su quella sede. Che a volte è anche brutto, perché magari è un elenco lungo di cose che non capisci, o di cose che magari non sei neanche tenuto a sapere, o sarebbe meglio che non sapessi che avvengono certi progetti, perché magari non ti compete. Viceversa, prima faccio il login e poi scelgo il progetto, è un'interazione a 2 passi. Per cui, immaginando il badge, passo il badge e sul display della bollatrice compare un elenco di progetti, io scelgo e ne scelgo uno. Allora, come fa l'utente a scegliere tra questi 2 casi? La bollatrice è sempre quella, eh. E mi sembrerebbe abbastanza contorto aggiungere ancora un passo davanti, in cui l'utente arriva, il sistema gli chiede: vuoi dirmi un progetto o no? Sì, e allora vado nel secondo caso d'uso. Oppure no, e allora vado nel primo. Però aggiungo un passaggio che è veramente inutile.
Questo mi fa dire che non avendo senso aggiungere un passaggio per scegliere questi due casi d'uso, in realtà il primo non serve più. Il primo non serve più e lo inglobiamo nel secondo. Cioè di fatto abbiamo un unico caso accesso ad una sede, che è un caso astratto, che in realtà si compone di due sottocasi d'uso, accesso ad una sede con contestuale specifica di un progetto e accesso ad una sede senza specificare un progetto. E questi due sottocasi d'uso sono entrambi leciti, quindi non è uno il caso normale, l'altro il caso anomalo, sono entrambi leciti, condividono la stessa testa. La parte iniziale in cui l'utente si presenta e fornisce le proprie credenziali. Poi a quel punto il sistema presenta all'utente una scelta. Allora proviamo a scriverlo questo, no? Quindi proviamo a raffinare il caso d'uso esistente, no? Cercando di vedere due percorsi leciti, entrambi leciti. Adesso li facciamo tutti nello stesso caso d'uso, poi probabilmente per ragioni d'ordine andranno separati, li metto uno da parte e uno dall'altra, avendo il punto 1 in comune essenzialmente. Prima di andare giù a modificare il testo, mi chiedo ancora, perché senza specificare il progetto? Quali sono i casi in cui l'utente può entrare senza specificare il progetto? È una scelta sua o è una condizione a priori? Allora, l'utente speciale UX non dovrà mai specificare il progetto. Se quando lui entra, si identifica, io non devo fornirgli la scelta su quale progetto lavorare, perché lui entra e basta. Invece, quando entro nella mia sede o in un'altra sede legata al progetto, e questa è un'altra scelta che non abbiamo ancora fatto, lo stiamo facendo in questo momento. Allora l'utente è obbligato a fornire un progetto o può anche dire lascia perdere, non te lo dico, te lo dico dopo. Quindi per il momento questo tempo è un tempo effettivo di lavoro perché sono entrato, ma non è su nessun progetto. Quindi ci sono delle condizioni in cui l'utente non può indicare il progetto. La domanda che ci stiamo facendo in questo istante è: nelle altre condizioni, stiamo dicendo che l'utente può indicare il progetto all'atto dell'ingresso oppure che deve indicare il progetto all'atto dell'ingresso? Io sarei per il può, non ci cambia un granché, significa aggiungere una voce del tipo skip, annulla, no? Lascia stare, non inserire adesso, però permette una flessibilità maggiore. Se invece vuole. Potrebbe anche essere legata a un timeout, no? Io passo il badge, lui mi dice di quale di questi progetti ho fretta, vado. Il semaforo nel frattempo era verde perché comunque sono autorizzato, comunque sono autorizzato. Se vado avanti, lui non immetto nulla, arriva l'utente dopo, passa il badge suo e vabbè, quella videata lì viene dimenticata, fa lo stesso. No, se non mi fa uno scherzo l'altro. Quindi ci vedo possibile, no? Che il non specificare un progetto sia dovuto a due cause, o perché il tipo di ingresso non lo prevede, utente UX, o perché l'utente, il tipo di ingresso lo prevede, prevede che sia lì per lavorare su un progetto, ma l'utente sceglie di non specificarlo in quel momento. Lo specificherà quando vuole, attivando un'altra funzione che gira tra l'altro su un'interfaccia diversa. L'ultima cosa che dico ancora su questo testo è, o meglio, l'ultima decisione che dobbiamo prendere è cosa succede, non abbiamo mai parlato. Quando io sono autorizzato a entrare in una sede, altra, e quindi si presume che sia un'altra sede che non è coinvolta nei miei progetti. Quando
Allora, in quel caso, in quel giorno, posso comunque eventualmente specificare il progetto, anche se eccezionalmente in una sede diversa, ovviamente scegliendo tra tutti i progetti miei, indipendentemente dal fatto che siano della sede, perché non sono della sede, oppure nel momento in cui vengo autorizzato su una sede esterna con l'autorizzazione, diciamo, specifica diurna, in automatico il progetto non esiste. Non ha senso specificarlo. Perché qui a questo punto dobbiamo decidere, no? Cioè, nel senso che se sono nel caso 3, sono in una sede remota, sede non normale ma autorizzato, devo decidere se chiedo o non chiedo l'elenco dei progetti. Se lo chiedo, abbiamo già visto che l'utente può scegliere di non indicarlo. Però potrei anche decidere che in quel caso non lo chiedo proprio. Qualcuno ha dei motivi pro o contro? E allora decidiamone uno a caso. Io deciderei di non specificare il progetto. Ma anche perché magari c'è una riunione in cui sono convocate 10 persone da sedi diverse, poi magari ognuno indica un progetto diverso, perché si sbagliano, non lo so, è una scelta. Allora, hanno scelto una sede senza specificare un progetto, o perché la modalità d'accesso non lo prevede, esempio, cioè, UI, non esempio, UX oppure diciamo permesso diurno di un solo giorno, o perché l'utente non lo vuole specificare in questo momento. Ok? Allora, tutto questo ragionamento come lo condensiamo? Andando ad aggiornare il nostro caso d'uso. Questi ragionamenti sono importanti, dobbiamo ricordarceli, perché motivano le scelte che facciamo. Ma poi dal punto di vista dell'implementazione, è più importante questo, capire quali sono le azioni che vengono fatte. Non tanto il perché, no? Se immagina questa cosa qua di dare un outsourcing, gli dai, implementami questa funzionalità che è fatto così, 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 perché fatti miei, implementamelo. Allora, qui dicevamo, l'utente desidera essere autorizzato a ottenere una sede, fornisce la possibilità di farlo, virgola, ed eventualmente specifica il progetto su cui lavorare, su cui lavora, inizia a lavorare. Quindi, abbiamo detto che necessariamente abbiamo bisogno di due passaggi. L'utente si presenta al sistema fornendo nome utente e password, o passa il badge per dirla più velocemente. A questo punto il sistema verifica i permessi e fornisce all'utente l'autorizzazione ad entrare. Questo continua a essere vero, nel senso che come io passo tu puoi darmi il semaforo verde. Giusto? Dopodiché, o contestualmente, ma mettiamolo come punto concettualmente separato, il sistema virgola, nel caso in cui l'utente stia accedendo alla propria sede, oppure ad una sede legata da un progetto e che l'utente non sia UX, un utente speciale, solo in questi casi, sono un utente normale e la modalità d'accesso è casa mia oppure un'altra sede di progetto, ma non è un'autorizzazione diurna, in questo caso presenta l'utente, fornisce, presenta l'utente
l'elenco dei progetti su cui può lavorare. Tutti i propri progetti nella propria sede, tutti quelli autorizzati dalla sede e la persona per l'accesso a sedi remote. A questo punto l'utente può selezionare il progetto su cui inizia a lavorare. Oppure l'utente può non selezionare alcun progetto. Esplicitamente può non selezionare alcun progetto. Punto, fermiamoci qua. Sarebbero, in realtà così ci rendiamo conto che si sta complicando, no? Non ha più la pulizia di un use case lineare, perché se, allora, altrimenti prendo una cosa e prendo un'altra. E questo ci fa capire perché adesso lo dobbiamo spezzare questa cosa. In tanti casi, tanti sottocasi diversi, non sono neanche solo due, perché ci stiamo rendendo conto che dipende da qui c'è un caso in cui l'utente stia accedendo e l'altro caso in cui acceda per altri criteri. Sono già due casi di uso diversi, che condividono i punti 1 e 2, sono gli stessi. Ma continuano in modo diverso. E poi nel caso in cui venga presentato l'elenco dei progetti, ci sono ancora due sottocasi in cui l'utente sceglie di indicarlo, l'utente sceglie di non indicarlo. Quindi abbiamo, se vogliamo, una struttura d'albero, fatemelo fare là sopra, andiamo a raffinare l'elenco dei casi d'uso e poi li creiamo. Accesso ad una sede è il caso generale. Poi in realtà la gerarchia non è tanto questa su cui abbiamo ragionato, no? La gerarchia dei sottocasi è più sequenziale, no? Scopro le biforcazioni e ogni biforcazione è un sottocaso. Quindi, il subcaso d'uso è accesso ad una sede, passi 1 e 2 sono comuni a tutti. Poi nel passo 3 già si divide. Si divide sulla base di che cosa? Sulla base del tipo di permesso che sto accordando. Quindi prima devo decidere il tipo di permesso e dopo l'utente deciderà se specificare il progetto o no. Quindi ho un primo subcaso d'uso che è accesso ad una sede che non richiede la specifica di un progetto. O che non, sì, non prevede. Cioè non si fa punto e basta. Accesso ad una sede che non prevede la specifica di un progetto. Perché? Perché utente UX, oppure autorizzazione per il giorno. Giusto? Altrimenti, questo è un caso, in alternativa ho un accesso a una sede che invece prevede la specifica di un progetto. Opzionale, abbiamo deciso. In questo caso perché? Perché utente US, utente standard, nella propria sede o in una sede di progetto.
quindi a questo punto avrò i due sottocasi di prima. Accesso con, a questo punto, con contestuale specifica di un progetto, accesso senza specificare un progetto. A questo punto, senza specificare un progetto, perché l'utente non lo vuole. Perché il fatto che la modalità di accesso non lo preveda l'ho già, in realtà, no, risolto a un passo precedente. Allora, da qua si capisce perché i casi d'uso vengono sempre numerati. No? Quindi chiamiamolo caso d'uso AS1, accesso a sede 1, non metto un numero perché poi la numerazione sequenziale aggiungendone sopra e sotto va a pallino, quindi do una sigla. Sul caso d'uso è una S1.1, AS1.2, la numerazione mi ricorda che sono sottocasi alternativi, e poi questo sarà un accesso alla sede 1.2.1 e un accesso alla sede 1.2.2. Quindi adesso, avendo questa struttura di sottocasi, accesso a sede 1, che probabilmente, avendolo fatto così complesso, è l'unico caso d'uso relativo a questa funzionalità, in realtà sono quattro casi diversi, no? Che li trattiamo così perché hanno una parte iniziale comune. Allora, accesso a una sede AS1, anzi, mettiamolo qua davanti, AS1. Così si vede bene. L'utente desidera, e questo va bene. L'utente si presenta, va bene. L'utente presenta, verifica i permessi e fornisce all'utente l'autorizzazione ad entrare. A questo punto ho il passo 3 che dice se, che non è in realtà un vero passo, anzi, non numeriamolo. Adesso diciamo come prosegue il caso d'uso. Se l'utente è UX o l'autorizzazione è stata data grazie a un permesso diurno, prosegui su AS1.1, se non sbaglio, no? Era quello che non ti chiedeva il progetto. Non prevede la specifica di un progetto. Altrimenti, prosegui su AS1.2. Così facendo, ovviamente questa parte sotto la cancello e andrò a prendere, a creare un nuovo caso d'uso, AS1.1 e AS1.2, ne creo separati, dove in ciascuno descrivo solo cosa succede in quel caso. Sono arrivato lì per un motivo. Questo, piuttosto che crearne n che ripartono sempre tutti dal passo 1, perché partiranno questi qua dal passo 3, piuttosto che crearne tanti che partono dal passo 1, rendono evidente che c'è una parte iniziale comune, e poi quindi anche quando passerò poi alla fase di progetto, non sono n pagine che si somigliano, sono le stesse identiche pagine, che a un certo punto continuano in modo diverso. Però in ogni use case devo pensare a un percorso lineare, perché come vedete la rappresentazione non si presta a descrizioni più complesse, ci siamo persi subito, no? Anche loro si lamentavano, dicevano, ma qui sullo stesso punto è un'alternativa del punto precedente, non è chiaro, no? Quindi per riuscire a renderlo chiaro devo fare n percorsi lineari, se ho un algoritmo ramificato lo separerò in tanti casi separati, ciascun caso gestendo solamente il caso fortunato, no? Il caso di successo, e poi nelle estensioni, nelle alternative, invece gestirò le eccezioni, i casi non normali. Quindi questa parte qui, adesso la spostiamo, adesso no perché è tardi, ma ve lo faccio, ve lo metto poi online già aggiornato, creiamo questi vari, questi quattro casi d'uso diversi, collegati tra di loro in modo sequenziale.
un po' pesante come modo di procedere, perché alla fine è molto dettagliato, però qui sto esplicitando tutte le scelte possibili. Da adesso in avanti, avendo una rappresentazione di questo genere, direi si può, da questo punto in avanti, spegnere il cervello, come il cervello del progettista, perché devo solamente più implementare le singole funzioni, che poi non è banale di per sé, ma è un lavoro diverso. Perché a quel punto non devo più mai ritornare a ma se l'utente perché cosa deve fare? C'è scritto tutto. Ok? Va bene. Vi lascio andare. Grazie.